Ciao a tutti cari amici dello Sporting Milano 3 Basket, siamo con coach Sandro Pugliese al termine della gara di gara 2 dei playoff dei quarti di finale contro l'Olimpia Lumezzane. Purtroppo il verdetto del campo è amaro per i massicci 7-9, 9-1 il finale in favore della compagine bresciana, che così chiude la serie sul 2-0. Partiamo da un tuo commento, coach. Allora, è vero, siamo stati eliminati, Lumezzane ha vinto con merito, però devo dire che abbiamo tenuto fede al nostro nickname dei massicci. Abbiamo fatto davvero una partita tosta, grintosa, fisica, ci abbiamo provato fino all'ultimo, siamo riusciti a partire bene come volevamo, abbiamo provato a rimanere aggrappati alla partita, abbiamo provato a reggere l'urto contro una fisicità debordante dei nostri avversari. Purtroppo alla fine si è rivelato non sufficiente, però abbiamo avuto anche la soddisfazione che Lumezzane ha dovuto fare due partite superlative per batterci. È vero che conta relativamente, però possiamo dire che in questi playoff abbiamo meritato di starci e che i nostri avversari hanno dovuto giocare per davvero per batterci. Non era scontato, visto che c'eravamo arrivati all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Si può dire che le due chiavi della vittoria un po' di Lumezzane sono stati i tanti rimbalzi offensivi conquistati e purtroppo qualche tiro sia da tre che da due che è girato intorno al ferro da parte nostra, che però è uscito. Sì, evidentemente sì, non c'è dubbio. È anche vero che probabilmente, essendo loro il doppio di noi praticamente in ogni ruolo, forse la domanda dovrebbe essere come mai ne hanno presi così pochi di rimbalzi offensivi. Poi è ovvio che ci hanno sovrastato, però anche lì abbiamo provato, dopo le difficoltà dei primissimi minuti, a reggere l'impatto con orgoglio, buttandoci su ogni pallone, provando a lavorare di anticipazione, facendo taglia fuori appena partiva il tiro. Io non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi. Oggi ancora di più che in gara 1, ma anche in gara 1 abbiamo fatto una partita clamorosa. Bisogna anche riconoscere il merito degli avversari. L'Olimpia Lumezzane è veramente forte e merito a loro. Termina quindi qui la stagione 2021-2022, una stagione lunga all'insegna comunque di up e qualche down, però quello che si è visto sempre è che la squadra, anche nei momenti di difficoltà, ha provato a tirare fuori qualcosa da qualsiasi parte. Beh, la storia della nostra società è la storia anche di questa stagione, perché dopo le sconfitte con Varese e Opera eravamo praticamente eliminati dalla Pool Gold, invece abbiamo reagito battendo Saronno. Dopo la sconfitta di Brescia eravamo praticamente eliminati dai playoff, siamo andati sul campo di una delle favorite per la promozione in Serie B a vincere e abbiamo fatto una rimonta clamorosa con Cernusco, che ci ha permesso di rimettere a posto la differenza canestri. Quindi ogni volta che sembravamo morti abbiamo reagito. Anche oggi abbiamo reagito, anche quando sembrava impossibile abbiamo provato a rimetterla in piedi. Sicuramente questo avversario probabilmente è stato troppo forte per noi, però questa capacità di reazione, di resilienza dei miei ragazzi è un qualcosa di cui non posso che andare orgoglioso ogni giorno che passa. Ringraziamo coach Sandro Pugliese per essere stato qui con noi nel post partita dopo gara 2 contro l'Olimpia Lumezzane. Grazie a voi e buon basket a tutti.